Bentornati sul Fantavirus e benvenuti in un nuovo video. Siamo qui con i consigli di formazione per la 38esima giornata di campionato. Sei qui per onorare il Fantacalcio e perciò mi piaci, ti chiedo di lasciare like al video come metodo di supporto e se non sei iscritto ti invito anche ad iscriverti. Inoltre, se ti interessa l'argomento Fantacalcio europeo, quindi Fanta europeo per la nazionale che ci sarà quest'estate, ti invito appunto a restare aggiornato e magari a vedere il video che è uscito qualche giorno fa su come si gioca al Fante Europeo e ne usciranno tanti altri nei prossimi giorni. Inoltre, se ti interessa fare un fantacalcio europeo gratuito sul canale con me, sarà possibile farlo in quanto ne sto organizzando uno, ci sarà anche un premio per il primo classificato. Quindi cosa aspetti? Attiva la campanellina per non perderti il video dove spiego come partecipare. Bene. Adesso possiamo iniziare, ci saranno ben tre partite che si giocheranno sabato 22 maggio alle 20:45. In contemporanea sono Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Allora, partiamo da Cagliari-Genoa, due squadre su cui punterei relativamente poco, eviterei portieri e anche difensori, forse anche un po' tutti i centrocampisti, a parte diciamo Nandez del Cagliari che comunque il 6 e mezzo ce lo può portare, e puntiamo su tutti gli attaccanti, Pavoletti, Giopetro, Sciomuro, dove è destro. Tutti gli altri giocatori, se ci garantiscono il voto quando vediamo gli ufficiali, li andiamo a schierare in panchina per coprirci. Crotone e Fiorentina, nel Crotone un solo nome, quello di Simi. Nella Fiorentina possiamo puntare su Milenkovic, Biraghi e Dusan Vlahovic, che va messo sempre. Sampdoria-Parma, si può puntare su Audero, si può puntare anche su Augello Colle e Yoshida, sia che Andrea Vaglianto e anche al tandem d'attacco Gabbiadini-Fabio Quagliarella. Nel Parma invece evitiamo tutti i difensori, si può schierare Nani che sarà il rigorista della gara e al massimo si può pensare di schierare Cornelius, ma non schierabilissimo l'attaccante danese. Udinese, Inter, i giocatori dell'Inter possono essere messi. Radu è il secondo portiere, gioca lui e va messo comunque perché l'Inter resta comunque una squadra solida. Dovrebbero giocare anche i tre difensori centrali titolari e quindi si possono schierare. Si può mettere anche Hakimi, sia Perisic ovviamente, sì, anche al tandem d'attacco Lukaku-Lautaro. Nell'Udinese un solo nome, quello di Rodrigo De Paul. Atalanta-Milan, una partita fondamentale per lo scontro Champions League per entrambe le squadre. Si può puntare su Romero nell'Atalanta in difesa, ovviamente su Gosens Adeboer, sia Malinowski che va a bonus da 10 giornate di fila e sia anche a Muriel e Zapata. Per quanto riguarda il Milan, si può mettere Donnarumma, che preferisca Gollini perché ci garantisce quel quid in più in termini di voto. Sia Theo e Calabria, e si può puntare anche su Kjær, che è un ex che all'Atalanta non ha fatto bene. In mediana, che sì, rigorista nel Milan si può mettere, anche un ex. Çalhanoğlu e Diaz si possono schierare, si può mettere anche Ante Rebic, però se avessi un attaccante del Milan punterei un po' a sorpresa su Mario Mandzukic, che sia la partita che vada a giocare titolare finalmente, ma soprattutto che sia la partita della svolta dell'avventura di Mario Mandzukic in rossonero. Bologna-Juventus, un Bologna che non ha niente da chiedere al campionato e può arrivare anche un grosso turnover, come potete ben vedere c'è Ravaglia in porta, Antonovin in difesa, gioca anche Poli, gioca Vignato vista la squalifica di Soriano, e non punterei su nessun giocatore del Bologna, sui giocatori della Juventus invece li punterei tutti, forse lascerei fuori solo Arthur e Rabiot. Per quanto riguarda il Napoli che gioca contro il Verona, facciamo un discorso simile Bologna-Juventus. Solo che il Napoli e la Juventus, quindi andiamo a mettere tutti i giocatori, al massimo escludiamo Odem, Fabian Ruiz e Isai. Si possono mettere anche Mertens e Politano che li danno partenti dalla panchina. Nel Verona invece non mettiamo praticamente nessuno. Se proprio volete un nome, si può puntare al massimo su Zaccagni, ma non ci garantisce il bonus. Sassuolo-Lazio, il Sassuolo cercherà la Conference con tutte le sue forze, però dovrà sperare anche in un risultato negativo, una sconfitta da parte della Roma. Nel Sassuolo punterei su tre giocatori, su Berardi, su Djuricic e su Ciccio Caputo. Nella Lazio invece eviterei i difensori, visto che c'è un po' di emergenza, manca anche Acerbi, manca Luis Alberto a centrocampo, e puntiamo solo su Milinkovic e su Ciro Immobile. Spezia-Roma, nello Spezia ormai salvo, non punterei tantissimo, punterei più sulla Roma che credo cercherà di centrare la Conference League e non, come dicono le voci, che la Roma non vorrebbe la Conference. Si punta su Mancini-Karsdorp in difesa, su Mkhitaryan per il centrocampo e Shaarawy-Dzeko per l'attacco. L'ultima partita è Torino-Benevento, una partita che poteva decidere la salvezza all'ultima giornata per le due squadre, ma il recupero di Torino-Lazio ha decretato
Il Torino salvo. Proprio per questo mi aspetto una reazione da parte del Benevento che vada a vincere questa partita per dimostrare appunto al Toro che poteva salvarsi. Nel Toro non schiererei Sirigu e non schiererei difensori, neanche Ansaldi e Vojvoda a questo turno. Eviterei i centrocampisti che danno poche garanzie. Punto più su Sanabria e su Belotti. Per il Benevento, punto su Glick che è un ex, anche importante, ex capitano del Toro. E poi su Gianluca Lapadula in attacco. Bene ragazzi, il video finisce qui. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non foste iscritti, lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto. E mi raccomando, restate aggiornati in ottica Fanta Europeo, altrimenti se non vi interessa l'argomento, diciamo, vi invito a continuare a seguirmi per tutti i video che ci saranno di guida all'asta per il prossimo Fantacalcio. Ciao a tutti e vi auguro un buon finale di Fantacalcio.